La domanda che ti posso fare è se hai sudato freddo quando hai visto Tozzo sbagliare quell'uscita sul gol poi annullato al Siena. Insomma, in quel momento cosa hai pensato? No, non è, diciamo che non è che ha sbagliato l'uscita, diciamo ha sbagliato il gesto tecnico da fare, che domani ne parleremo insieme, no? Come sempre, tutte le settimane. Però è stato bravo e coraggioso perché è una lettura che non tutti fanno su quella traiettoria. Tanti rimangono in porta, invece lui è bravo nelle palle alte, bravo andato sempre a cercare e quindi. Per me ha fatto bene, sbagliando la mano, okay? Come si dice in gergi tecnici, devo andarci con la mano di richiamo. Però per me è stato bravo e coraggioso. Poi con lui sono molto tranquillo perché è un portiere esperto, quindi sa quello che deve fare. Diciamo che con lui si sta tranquillo. So il ragazzo quanto si impegna e che valore ha. Un portiere che comunque le ripeto, per me è affidabilissimo. Poi vieni in una società, una squadra nuova, un contesto nuovo, non è mai facile che tu possa essere esperto quando vuoi. Lewandowski sicuramente qui ha fatto bene, ha lasciato un buon ricordo, come ha lasciato Tomei, voglio dire, però le ripeto, per me lui è un portiere affidabile. Ci sta di sbaglia anche profondo, voglio dire, quindi ci mancherebbe. Però io credo che lui alla lunga porterà punti alla squadra. Sono due portieri che tutti e due bravi sulle letture delle palle alte, anche se Agostino, le ripeto, non è alto come Andrea, però c'è una buona lettura, tutti e due bravi con i piedi. In porta Agostino è più esplosivo perché è tipologia di portiere in quel genere lì. Andrea è un portiere più elastico, voglio dire. Quindi sono caratteristiche diverse, comunque bene o male possono andare bene in una squadra, insomma. E il calcio moderno vuole questo, no? Quindi tutti cercano questa ripartenza da basso, tutti cercano i portieri. Bravi con i piedi. Noi fortunatamente, le ripeto, abbiamo tutte e due che hanno anche coraggio nel giocarla, che non è da tutti. Poi il mister comunque, è uno che vuole anche questa giocata qui.